Grazie Presidente, colleghi. Dunque, dagli interventi precedenti ho visto una grande attenzione a quella che riguarda i nominativi o le denominazioni intitolate a grandi personaggi dell'attualità, del passato. Ecco, io invece mi vorrei soffermare, spero che questa consulta abbia particolare attenzione riguardo altri aspetti che sono quelli più prettamente culturali e probabilmente più tipici di una regione come la Toscana, senza nulla togliere a quella che invece deve essere data la giusta rilevanza ai nominativi di quelli che sono stati anche gli eroi locali, ad esempio. E in questo spero che ci sia appunto una particolare attenzione al di là del dare nomi, dell'affidare il nome delle piazze, delle vie, dei beni regionali a nomi di grande rilevanza anche internazionale. Mi auguro che ci sia una particolare sensibilità a quelli che sono gli eroi, spesso eroi minori, gli eroi locali, quelli che hanno fatto grande magari una città o che sono particolarmente ricordati in alcuni territori, perché anche questi fanno parte di quella che è la cultura locale, quel particolarismo che ha fatto grande anche la Toscana e che la rende unica nel suo genere, nella realtà italiana e internazionale. Quindi appunto, pur nell'astenermi nell'esprimermi da questo punto di vista per questa consulta, che a mio avviso poteva essere espressione diciamo, poteva avere delle espressioni un po' più onnicomprensive, e spero che in ogni caso questa consulta e i colleghi di cui ne faranno parte avranno particolare attenzione a quelle che appunto sono le personalità dei singoli, dei luoghi, quindi che sollevino appunto l'attenzione da questo punto di vista, e una particolare attenzione, e lì spero che sia soprattutto la parte degli esperti e degli storici a dedicarla, una particolare attenzione a quelle che erano le realtà locali. E, per esempio, penso a dei nominativi tipici di qualunque città, ma anche dei paesi che facevano riferimento a delle attività industriali o artigianali che c'erano precedentemente nel luogo, fatte magari con il nome dell'epoca, perché anche il punto di vista appunto del nome, che non sia quello moderno ma che sia quello dell'epoca, ha un particolare, rievoca anche certi aspetti, certe realtà che erano dei luoghi e fanno parte anche di quella cultura popolare che sempre, come ci tengo a ribadirlo, ha fatto grande la Toscana e l'ha resa diversa da molte altre regioni. Quindi ecco, l'attenzione particolare a quella. Non mi soffermo invece particolarmente sul fatto di far prevalere nominativi, diciamo, di appartenenza più alla sinistra piuttosto che alla destra. Un nominativo, un qualunque nome che venga dato, un'assegnazione a una piazza di un personaggio importante o che abbia dato lustro all'Italia, alla storia, alla cultura, è tale al di là della propria appartenenza politica, al di là di quello che sia il suo background. Quindi a mio avviso dovremmo cercare da questo punto di vista di scioglierci un po' da quelle che sono le ideologie e dare piuttosto il giusto rilievo a quelli che sono i personaggi che davvero sono importanti. Questo qui naturalmente, come dicevo prima, subordinato però a un'attenzione particolare per quelle che sono le realtà locali, gli eroi locali, le circostanze, la storia del posto. Quindi questo qui è un augurio che mi faccio per il lavoro di questa consulta, per i colleghi che ne faranno parte, ma per l'intero gruppo. E spero soprattutto che i nominativi verranno in particolar modo sensibilizzati dagli enti, più che assegnati dalla Giunta, diciamo, per sua iniziativa. È un modo anche di ascoltare i territori, di ascoltare i cittadini, che secondo me potrebbe essere un buon segnale che questa Giunta potrebbe dare sia a questo Consiglio sia a tutta la cittadinanza toscana.